Ciao, sono Alessandro Gaido, ho 30 anni e questa è la mia attività. Si trova ad Ivrea, è nata nel 95 ed è dal 2004 che siamo in questa location. Da 5 anni a questa parte sono entrato a far parte dell'attività di famiglia e abbiamo risvoltato un po' la filosofia. Abbiamo iniziato a prendere un po' la strada del bakery, creando dei prodottini da forno a base di cioccolato, dei prodotti da forno a base di pasta frolla. Abbiamo tutta la prima colazione, sia dolce che salata, i grandi lievitati dal panettone alla colomba e in più qualche piccola parentesi di cioccolato, dalle praline, tavolette di cioccolato e quant'altro. Del trend nel mondo della pasticceria, ovviamente con uno sguardo più sui prodotti di bakery, quindi da forno. Penso che si stia andando a cercare sempre di più la qualità e l'antichità nelle materie prime. Si stanno comunque cercando sempre più farine particolari, sempre okay. Più farine antiche. Per quanto riguarda invece i prodotti, si cerca sempre di dare una chiave moderna a un prodotto che già conosciamo. Il mio panettone al cioccolato ha un impasto chiaro, non andiamo ad addizionare il cioccolato all'impasto, perché vogliamo che la percezione del cioccolato arrivi proprio dal cubetto di cioccolato. Quando mi mette un nuovo prodotto, subito mi balza in testa. Poi dopo cerco di visualizzarmelo finito in testa, dopodiché il passaggio successivo è il gusto. Cerco di immaginarmi o gli abbinamenti o i gusti okay. In bocca e poi da lì parte tutto il resto. Però prima veramente parte tutto da un'immagine che mi spunta in testa. Abbiamo questa novità assoluta di Callebaut che si chiamano Cube. Sono dei cubi quasi grossi un centimetro per un centimetro e quindi quando li troviamo all'interno del panettone abbiamo una consistenza molto più grossa del cioccolato. Così anche nell'impasto si distribuiscono in maniera omogenea. Il fatto che non ricristallizzano, abbiamo questa sensazione di cioccolato morbida all'interno del panettone quando lo si va a mangiare e non ti crea nessun problema anche nella maglia glutinosa. Io li trovo perfetti. Abbiamo creato un brownie classico, ovviamente ispirandoci un po' anche al nostro territorio, perché abbiamo usato al suo interno delle nocciole GP con questo impasto scuro dato da un cioccolato al 60% con una piccola aggiunta di cacao. La parte esterna invece l'abbiamo glassata con un cioccolato gold, cremino diciamo la parte esterna perché è un cioccolato appunto il gold con l'aggiunta di pasta nocciola. Infine l'abbiamo decorato con due righette di cioccolato fondente e due riccioli di come decorazione. Portare dei prodotti in un altro paese e portarli in Italia, che comunque stanno crescendo molto in Italia, però rivisti un po' sotto una chiave un po' diversa, la clientela l'ha apprezzata tantissimo. È curiosa tantissimo di provare nuovi gusti, nuovi abbinamenti e di non focalizzarsi sempre nel solito. È una brioche sfogliata col burro, ha un impasto scuro perché abbiamo aggiunto un'emulsione di un cioccolato al 60% insieme al burro. Questa polverina che vediamo sopra è un crumble ai fiocchi di sale al cacao del Camerun e all'interno abbiamo una golosissima crema al cioccolato al 60%, una crema pasticcera. E infine abbiamo aggiunto appunto questa placchettina, come dici, molto carina sulla brioche per dargli un tocco di estro. Ad esempio sono felicissimo che il cioccolato che utilizziamo sia sostenibile e in più man mano stiamo vedendo che anche altri parecchi fornitori di materie prime iniziano a dirigersi anche loro sulla sostenibilità e questa è una comunicazione che comunque è molto importante al giorno d'oggi verso il cliente finale, quindi anche noi ci stiamo adeguando nel trasmettere questo concetto della sostenibilità al cliente quando acquista i nostri prodotti.